Allora, cortesemente un attimo di attenzione prima di aprire la seduta. Allora, le signori dell'ufficio consiglio hanno fatto una richiesta a questa presidenza di ringraziare pubblicamente in occasione della sua ultima seduta consigliare, visto l'imminente pensionamento, la loro collega Anna Maria Scolari per il lavoro svolto in modo esemplare e per la carica e l'apporto umano trasmesso a tutti loro. Poco tempo a disposizione, diciamo, per conoscere, però è stato, diciamo, un piacere lavorare con voi, scambi di idee, scambi di opinioni, diciamo, proprio finalizzati alla crescita professionale e lavorativa. Per le mie colleghe non ho parole e chiudo qui perché non ce la faccio. Grazie Anna Maria. Bene, allora passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi. All'avviso. Ariano. Biondo. Candigliota. Carlone. Cerquoni. Ciancio. De Chiara. Presente. Giannone. Giuliano. Gugliotta. Guido. Gunnella. La Zazzera. Lazzari. Pompei. Principato. Rinaldi. Stelitano. Tosatti. Toti. Tripputi. Vitrotti. Zitoli. Allora, presenti 16 consiglieri, assenti 8 più la presidente, assenti giustificati Ariano, Maria Cristina e Zitoli Elisa. Nominiamo i scrutatori di oggi, la consigliera Tripputi, il consigliere Pompei, il consigliere Ciancio. Grazie. Allora, informo l'Aula che è arrivata la risposta scritta per l'interrogazione numero 32 a firma di Cerquoni, con tema rifiuti complesso alberghiero via Siderno. Grazie. Allora, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, interrogazione numero 24, a firma dei consiglieri Cerquoni e Carlone, avente ad oggetto sicurezza controllo territorio municipale. Relatore? Prego, consigliera. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. No, assessore. No, Piero, un attimo che deve parlare il relatore. È un po' si faccia una domanda, si dia una risposta. La domanda la faccio io, poi... Direttore, posso fare anche l'inverso, è una cosa nuova. E poi... Non serve una domanda, già è sottintesa la risposta. Bene, scusa. Allora, buongiorno a tutti. Un buongiorno particolare a Anna Maria. All'assessore,
ovviamente l'interrogazione è abbastanza chiara, le domande che sono formulate anche. Abbiamo inteso come Fratelli d'Italia portare all'attenzione la situazione della sicurezza e del controllo del territorio municipale, soprattutto per quanto riguarda quelli che sono citati poi nell'interrogazione, i quartieri di Statuario, Capannella e Morena. Non perché solo lì ci siano problemi di sicurezza, ma perché nell'ultimo periodo è lì che delle bande di criminali hanno perpetrato a danno dei cittadini numerosissimi furti in appartamento, furti che si sono verificati anche in pieno giorno, quindi con soggetti con gli abitanti all'interno delle proprie case private, e possiamo immaginare non solo la preoccupazione di chi vive in questi territori, ma anche le effettive preoccupazioni di chi giornalmente rischia di trovarsi in casa dei malviventi. Effettivamente l'interrogazione, mi sembra che le domande poste siano abbastanza chiare, le ripeto per chiarezza: la sussistenza di tavoli di coordinamento con le forze dell'ordine, tavoli di coordinamento che spesso si sono creati e sono nati, per esempio per quanto riguarda i campi Rom della Barbuta, ma anche per quanto riguarda particolari situazioni di difficoltà nei casi di emergenza abitativa, quindi ci sono stati anche tavoli di coordinamento specifici su alcuni temi. Quello che ci interessava sapere, ovviamente, le relazioni dei tavoli di coordinamento con le istanze municipali, chi, come e in ogni quanto tempo si riesce effettivamente ad avere un tavolo di coordinamento per portare quelle che sono le esigenze territoriali su questi tavoli, e quali sono le azioni concrete che l'amministrazione municipale ha posto in essere per garantire la sicurezza dei cittadini. La sicurezza dei cittadini, assessore, spreco solo una parola che non è sprecata, è fondamentale. Far sentire sicuri i cittadini, soprattutto all'interno delle loro abitazioni, all'interno del loro contesto, perché poi noi viviamo su un territorio che è grandissimo, ma che in realtà ha mantenuto una specialità, perché i veri e propri quartieri sono dei piccoli paesi dove tutti si conoscono, tutti si aiutano, e dove effettivamente poi la forza diventa quella dell'aiutarsi a vicenda. Ora, in queste realtà, nel momento in cui ogni giorno quotidianamente si verificano dei furti a danno anche di anziani, quindi si tratta di truffe o come dicevo prima di furti con scasso, a volte è successo anche con sequestro delle persone che erano all'interno dell'abitazione e che si trovavano immobilizzate proprio a causa di questa situazione, vorremmo capire come ci stiamo adoperando, perché è vero che il tema sicurezza è un tema che in qualche modo ci supera, ma è vero che noi siamo l'ente più strettamente collegato ai cittadini e l'ente di prossimità, e in qualità di ente di prossimità è nostro dovere far tutto quello che è possibile per garantire appunto la sicurezza. Grazie. Allora, assessore Accoto, prego. Grazie. Faccio una premessa. La sicurezza, noi come parte politica non possiamo più di tanto intervenire sulla sicurezza del territorio, sul controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, in particolar modo da parte della Polizia di Stato, perché già rientra nei loro compiti. Dobbiamo anche ringraziare, non ci sono in questo momento, tutte le forze dell'ordine che presiedono al tavolo, che sono presenti, compreso anche il viceprefetto, che è molto attento alle indicazioni che diamo noi, non perché noi come parte politica, ma tutto ciò che arriva da parte del territorio e da tutti i cittadini. Stanno comunque ad ascoltare e cercano di dare una risposta e una soluzione, per quanto possa essere breve, su alcuni argomenti, ma comunque l'interesse è quello di portarla avanti nella tutela del territorio e nella difesa anche dei cittadini. C'è un impegno e un'attenzione particolare non solo da parte della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza,
ma anche dal nostro comandante della Polizia Locale di Roma Capitale. Quindi c'è una massima attenzione, malgrado la quantità del personale non è sufficiente a garantire il controllo pieno del territorio. È un'interrogazione orale, ho preferito, per dettagliare più possibile anche quello che è stato fatto, metterlo per iscritto e leggerlo, in maniera tale che possa essere più esaustivo possibile su quello che il tavolo ha fatto fino ad oggi. Mediamente si riunisce una volta ogni 45 giorni all'incirca. Dunque, a partire da gennaio 2017, su volontà della sindaca Virginia Raggi, è stato sottoscritto insieme al prefetto di Roma e dei vertici delle forze dell'ordine il protocollo d'intesa per la costituzione, presso i municipi di Roma Capitale, di osservatori territoriali per la sicurezza, in funzione di supporto all'attività del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'intesa dà vita a nuove forme di collaborazione interistituzionale per la gestione condivisa della sicurezza nel territorio della nostra città e ripropone, a livello municipale, l'assetto del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, specificando meglio le funzioni, con l'intento di una sempre maggiore vicinanza ai territori e ai loro problemi. L'attività dell'osservatorio ha ad oggetto problematiche afferenti l'ordine, la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana a rilevanza municipale, con particolare riferimento a insediamenti abusivi, occupazione di immobili, prostituzione, spaccio di stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche e roghi tossici. Ad oggi abbiamo affrontato diversi argomenti riguardanti il nostro territorio, soprattutto quelli denunciati da moltissimo tempo da cittadini ed altri evidenziati dall'attuale amministrazione. Tra questi citiamo atti vandalici ed ingressi notturni avvenuti presso alcuni istituti scolastici ai quali abbiamo rimediato con l'installazione e il ripristino, dove non attivi, dei sistemi di impianti di allarme e videosorveglianza ed altri con sistemi meccanici. E ad ora l'allarme è rientrato. Controllo e limitazione della movida a danno della quiete notturna di Piazza Cesare Baronio. Si stava pensando di intensificare i controlli soprattutto nel fine settimana, ma poi per problemi amministrativi la birreria opificio è stata chiusa e non si sono presentati più problemi del genere. Comunque, oltre all'intensificare dei controlli da parte delle forze dell'ordine ed inserire nella zona, nell'ordinanza sulla movida, altro non si potrebbe fare. Autotuning zona di Tor Mezzavia e via limitrofe, dove i residenti e la struttura alberghiera denunciano da anni il rilevante disturbo della quiete pubblica a causa di schiamazzi e rumori molesti che si producono in occasione di roduni di autovetture modificate e presenza di impianti stereo con amplificazione musicale ad alto volume. Il commissariato di PS Romanina, malgrado l'autorizzazione a sostare in quell'area, data loro dal prefetto di Roma alcuni anni or sono, monitorizza il problema effettuando controlli di concerto con la Polizia Locale di Roma Capitale. Per ciò che riguarda nel dettaglio l'argomento dell'interrogazione, rispondo che il tema è tra quelli da affrontare sul tavolo, non è tra quelli da affrontare sul tavolo, in quanto rientra nell'ordinaria attività delle forze dell'ordine. Comunque abbiamo richiesto un maggiore controllo del territorio sia a carabinieri che a Polizia di Stato, i quali invitano i cittadini a denunciare sempre e comunque qualsiasi tipo di furto e truffo. Solo così riescono, con delle statistiche, a evidenziare il problema all'interno del Ministero ed eventualmente a poter richiedere anche personale maggiore. Questo è quanto riportato dalle forze dell'ordine. Grazie. Grazie Assessore. Prego, consigliere. Mi ritengo parzialmente soddisfatta, intanto ringrazio l'assessore per le delucidazioni in merito al tavolo di coordinamento, agli oggetti di questo tavolo di coordinamento, quindi se non sbaglio insediamenti abusivi, prostituzione, spaccio, abuso d'alcolici, e roghi tossici che ovviamente magari saranno è lo spunto per un'altra interrogazione, perché come sa bene è una problematica che ha riguardato e riguarda moltissimi cittadini, soprattutto nelle zone limitrofe. Purtroppo mi aspettavo, lo dico sinceramente Assessore, per quello che sono parzialmente soddisfatta, un'incisività maggiore
riguardo su questo tavolo di coordinamento. Cioè, in questo tavolo di coordinamento noi ci siamo, partecipa lei, partecipa il Presidente, entrambi, quindi partecipiamo entrambi, e voi ricevete le istanze, quindi ogni 45 giorni vengono portate le istanze su questo tavolo di coordinamento. Mi corregge? È corretto, perfetto, ok. Parzialmente soddisfatta, perché ovviamente l'incisività, e questo ne devo dare atto, non dipende esclusivamente da questo territorio, però almeno abbiamo capito il meccanismo con il quale possiamo adoperarci e possiamo portare le istanze del territorio. Grazie. Grazie a lei. Solo un inciso, devono riguardare solo esclusivamente gli argomenti che il prefetto ha messo all'ordine del giorno, insomma, quindi quelli che sono riportati sull'ordinanza di sicurezza. Bene, allora passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consigliare, a firma dei consiglieri Puliti, Figliomeni, giusto? Ghera, De Priamo e Mussolini, avente ad oggetto regolamento per l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia. Relatore? Chi presenta l'atto? Si parte subito la discussione. È un atto dell'opposizione, comunque non c'è nessun problema, è stato esaminato in commissione. Quindi scusi. Riferisco io. Un secondo. Prego. Ci risulta che normalmente tutti gli atti, anche provenienti dall'opposizione, il relatore, a meno che non siano di competenza, cioè portati proprio da noi, il relatore sia la maggioranza, però è uguale. Della commissione, allora. Quindi il relatore è il Presidente della Commissione? Ok. Prego, consigliere. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, ci troviamo ad affrontare oggi una proposta di deliberazione che proviene da parte dell'Assemblea Capitolina. L'oggetto è il regolamento per l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia. Questo atto corredato dei pareri necessari è stato ricevuto dal nostro municipio e affrontato in Commissione Politiche Sociali, e una trattazione è stata effettuata anche all'interno della Commissione del Patrimonio. Per quanto riguarda la Commissione che presiedo, il parere espresso dalla Commissione è stato negativo. In particolare dovuto ad una carenza all'interno del documento sottolineato dai pareri collegati dei dipartimenti. Vorrei riportare in particolare il parere del Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione. Leggerei testualmente il parere. In riferimento all'oggetto e alla relativa nota di trasmissione al segretario generale per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, si rappresenta come la suddetta proposta non espliciti in maniera esauriente alcuni aspetti amministrativi e gestionali, in particolare con riferimento alla fase istruttoria del procedimento per la manifestazione di interesse, la procedura di immissione in possesso e consegna dei beni, la procedura di selezione del progetto da realizzare a seguito di avviso ad evidenza pubblica per la concessione gratuita dei beni, la conformità delle modalità e delle caratteristiche della concessione con i contenuti previsti dall'apposito regolamento in materia di concessioni di Roma Capitale. È importante sottolineare nel merito che la complessità dell'acquisizione e della successiva gestione dei beni confiscati richiede la definizione di procedure puntuali e la capillare individuazione dei soggetti interessati, al fine di non incorrere in situazioni comportanti profili di inefficienza e inefficacia del correlato procedimento, che potrebbero concretizzare, come peraltro rappresentato dall'Agenzia Nazionale per le Vie Brevi, in caso di mancato impiego dei beni o di errata applicazione delle procedure per il suo utilizzo, la riacquisizione dei cespiti da parte dell'agenzia stessa, con evidenti profili di danno erariale. Alla luce di quanto esposto, il Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione esprime pertanto parere negativo ai sensi dell'articolo 49 del TUEL. Per quanto riguarda il Dipartimento delle Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute,
In riferimento alla proposta di deliberazione, per quanto di propria competenza, si ritiene di esprimere parere non ostativo in merito alla sola regolarità tecnica. Si evidenzia non di meno che gli uffici segnalano alcune criticità della proposta con riferimento a modalità e criteri di assegnazione dei beni trasferiti per finalità sociali poco dettagliate ed eccessiva genericità degli obblighi del concessionario, cui devono aggiungersi alcune ripetizioni, esempio articoli 9 e 10 e articoli 12 e 15, che potrebbero generare problemi in fase applicativa. L'ultimo parere è quello della ragioneria. Con riferimento alla nota protocollo pervenuta in data 24 maggio, che ad ogni buon fine si allega copia, si rappresenta che lo scrivente esprime il parere di non regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto per ragioni espresse dal direttore del Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione nella nota protocollo RE 52121-2017. Grazie. Grazie a lei. Interventi? Prego. Per quanto riguarda l'oggetto, il regolamento per l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia, Fratelli d'Italia rivendica appunto l'essere stata in grado di portare e di depositare per prima appunto un regolamento che riguarda un argomento particolarmente delicato e che fino a questo momento non era stato preso in considerazione da Roma Capitale. Chiedo di leggere il premesso che, perché parlare di un argomento del genere senza accordarci sulle premesse risulta non corretto. Nel premesso del regolamento viene espresso che combattere la criminalità organizzata di stampo mafioso dovrebbe essere uno dei principali obiettivi da perseguire per qualsiasi istituzione pubblica, attraverso azioni di repressione ma anche di diffusione di una cultura del bene comune all'interno della comunità cittadina. Sentirsi parte di un destino comune, di una promozione sociale e culturale della città e di azioni utili al formarsi in una coscienza comunitaria non disgiunta dal futuro della singola persona, rappresenta il migliore antidoto ad una visione nichilistica ed utilitaristica dell'esistente. Favorire ed incentivare nei quartieri, a partire dalle scuole, momenti di approfondimento culturale intergenerazionali, in grado di coinvolgere il territorio, appare quindi l'obiettivo prioritario per la ricostruzione di una rete di contatti e solidarietà diffusa che sostenga le istituzioni scolastiche e le famiglie in un complesso ruolo educativo e di indicazione di modelli per la costruzione del futuro. Paolo Borsellino, un eroe del mondo contemporaneo che ha pagato con la vita il suo impegno civile, sicuro affermava: se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come in un incubo. Ricordando più volte come le organizzazioni criminali abbiano proliferato in tutti quegli spazi dove lo Stato non era presente oppure era colluso. L'attuale legislazione antimafia, soprattutto per ciò che riguarda l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia, è stato oggetto di grandi mutamenti, agevolando la restituzione alle comunità territoriali dei beni appartenenti alle strutture criminali. Tuttavia, la riconversione a servizio del territorio dei beni sequestrati e disponibili è ancora fortemente sottovalutata o limitata da un sistema normativo complesso e fortemente burocratizzato, che non agevola ovviamente l'utilizzo. Roma Capitale ha quindi davanti a sé una grande sfida, quella di dimostrare come gli enti locali possano realmente giocare un ruolo determinante e di presenza fattiva nella lotta alla criminalità, attraverso un contributo culturale, etico e regolamentare. Il regolamento qui proposto rappresenta quindi un contributo verso un pieno utilizzo dei beni confiscati di cui la nostra città già dispone e soprattutto di tutti quei beni che non vengono presi in carico dall'amministrazione per ragioni di ordine burocratico. Consapevoli che la lotta alla mafia richiede un pieno coinvolgimento di tutte le forze positive della città, e in questa ottica Fratelli d'Italia ha depositato questo atto. Per quanto riguarda i pareri citati poco prima, volevamo, come è stato già fatto in commissione, esprimere quanto segue. In merito al parere negativo del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, si rappresenta che l'attuale direttore dello stesso, la dottoressa Cristiana Palazzesi, più volte
sollecitata, non ci ha mai ricevuto per un confronto su eventuali criticità da sanare. Tuttavia, le mancanze sollevate dal Dipartimento non vanno ad inficiare l'intero corpo del testo, ma semplicemente richiedono dei chiarimenti sui procedimenti di presa in possesso dei beni da parte di Roma Capitale e la metodologia della selezione dei progetti. È inoltre importante sottolineare che attualmente Roma Capitale non prende in carico molti beni dell'Agenzia Nazionale per carenze strutturali legate alle manifestazioni di interesse del Comune, che non possiede un luogo di raffronto interdipartimentale dove decidere l'utilizzo dei beni a scopi istituzionali o sociali. I bandi effettuati nell'ultimo anno, tant'è questo lo abbiamo più volte ricordato, sono pochissimi, con l'aggravante che molte strutture vanno deteriorandosi. L'ufficio che si occupava di espletare le procedure sui beni confiscati, diretto fino a qualche mese fa dal dottor Voce, attualmente in aspettativa, e anche dal personale di risorse per Roma, risulta completamente smembrato, senza alcuna ipotesi di riorganizzazione alla data odierna. La specificità del tema richiederebbe un apposito ufficio unico per gli avvisi ad evidenza pubblica. Ovviamente vi segnalo che nell'articolo 8 del regolamento che abbiamo depositato c'è proprio la gestione amministrativa dei bandi e progetti, con il quale appunto abbiamo previsto un apposito ufficio unico per gli avvisi ad evidenza pubblica, con i quali poi destinare i beni. Ad oggi, vi ricordo, e questo è abbastanza grave, l'operazione è lasciata al volontarismo dei singoli direttori di dipartimento. Ovviamente ci sono delle criticità, queste criticità possono essere sanate. Faccio ulteriormente presente che ci sono degli elementi di novità, come quello dell'ufficio della gestione dei bandi e progetti, che non era la cui costituzione non era stata prevista prima. E per quanto riguarda l'intero assetto, avete benissimo letto anche il parere non ostativo della ragioneria, la quale appunto non nega la possibilità di portare avanti da un punto di vista tecnico questa proposta. È stata letta, quindi e l'ho qui davanti, quindi da quel punto di vista problemi non si pongono. Volevamo mettere in luce tutta la premessa dalla quale scaturisce. Siamo consapevoli come Fratelli d'Italia che a seguito della proposta depositata da Fratelli d'Italia ce n'è stata una del Partito Democratico, una che è venuta dalla maggioranza. Siamo però contenti che questo atto, seppur con qualche parere negativo, che è ovvio che il Dipartimento Patrimonio dia un parere in parte negativo perché graverebbe anche su di loro parte della gestione dei beni che Roma Capitale andrebbe a recuperare, in questo caso però siamo contenti di aver spronato in questo senso la parte di opposizione del PD, la maggioranza, per arrivare ad un regolamento che sia veramente per il bene comune. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Pompei. Grazie Presidente. Allora, l'abilità dialettica a volte porta ad esprimere tutta una serie di cose che, se poi ben riflettute, lasciamo stare questi commenti, cerchiamo di essere soltanto costruttivi. Allora, innanzitutto, la primogenitura, quest'atto, un atto per regolare i beni confiscati alla mafia, risale all'interno di questo municipio già nel 2012, cioè risale all'interno del comune al 2012, quando la commissione all'epoca diede parere favorevole su un atto mandato dal Dipartimento che regolava appunto la materia. Venne chiesto il parere, il municipio si espresse, io non ho portato oggi la pratica ma ce l'ho in ufficio, poi può essere chiesta agli uffici tranquillamente, e la cosa purtroppo non venne portata in aula al comune perché ci si rese conto che quell'atto era estremamente semplice, estremamente sommario, e le problematiche invece che avanzava erano molto più complesse ed articolate, quindi bisognava a quel punto rifletterci. Purtroppo la riflessione è durata un po' troppo a lungo e adesso
adesso cerchiamo di metterci riparo. Sono stati presentati giustamente anche atti della, da parte del PD e da parte della consigliera comunale Celli, e è stato presentato anche un nostro atto che stanno ancora esaminando, vedremo il parere che daranno gli uffici. Il parere degli uffici è abbastanza importante perché bisogna partire dall'architettura. Che cosa accade in realtà? Esiste l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati alla Mafia, la quale a un certo punto si trova, tra i beni sequestrati non ci sono soltanto gli immobili, perché sembra che si parli soltanto di immobili, no, ci sono aziende, ci sono somme di denaro, ci sono diciamo così, anche rapporti suscettibili di acquisizione, concessioni eccetera, per cui questa agenzia ha il compito di prendere questi beni, che ovviamente dopo il provvedimento del Tribunale, anche perché può esserci la confisca non è mai definitiva immediatamente, o almeno non lo è quasi mai, c'è un provvedimento precedente che è un sequestro cautelativo e poi dopo si arriva col tempo alla confisca. E interinalmente l'agenzia gestisce questi beni cercando di mandare avanti le aziende. I beni patrimoniali, diciamo così, sono quelli meno, forse non dico meno interessanti dal punto di vista gestionale, perché creano meno problemi, sono le aziende che creano maggiori problemi. A un certo punto il bene, comunque i procedimenti penali si concludono, il bene, parliamo solo di beni immobili a questo punto, il bene immobile viene sequestrato ed è devolvibile secondo l'articolo 48, credo, della legge antimafia, del testo unico antimafia. L'agenzia a questo punto che cosa fa? Invia tutti gli uffici pubblici destinatari, che non sono soltanto i comuni ma sono anche altri enti, potrebbe essere un ministero per esempio, dice il bene è disponibile, chi ha interesse manifesti formalmente la sua manifestazione di interesse. Ovviamente l'utilizzo di questi beni è ben disciplinato, diciamo così, secondo due filoni da parte della legge. Il primo filone è quello che riguarda i beni che vengono destinati ai comuni, che possono essere utilizzati a fini sociali a scopo gratuito mediante una convenzione. Poi ci sono invece i beni sottratti, ai sensi mi pare dell'articolo 74, se non sbaglio, del testo unico per i reati connessi al commercio della droga, che devono essere necessariamente destinati, utilizzati dagli enti locali per la messa a disposizione di comunità terapeutiche, di recupero di tossicodipendenti, eccetera. Arriva la manifestazione di interesse, che cosa accade? Non è che gli uffici, è difficile a volte stabilire, non avendo sempre da parte dell'Agenzia dei Beni Sequestrati una descrizione completa ed esaustiva del bene, del suo stato giuridico ed economico, nel senso che per esempio dei beni, mi riferiva appunto un collega dell'opposizione, che per esempio Frascati rinunciò a dei beni perché erano gravati da usi civici. Quindi a un certo punto c'era questa problematica. Quindi vanno rivalutati attentamente questi beni, vanno coinvolte possibilmente in maniera abbastanza interessante, abbastanza pregnante, anche chi poi dovrà essere il destinatario, l'utilizzatore o comunque diciamo l'autorità comunale più prossima al bene, che sarebbero i municipi. Quindi c'è tutta una cosa da definire, e cercando peraltro di individuare per questi procedimenti delle persone direttamente responsabili all'interno degli uffici, cioè creando all'interno dei singoli dipartimenti dei referenti specifici, in maniera che possano a un certo punto procedere celermente nella manifestazione di interesse, nella istruttoria della manifestazione di interesse. Istruttoria che peraltro si deve completare anche con un coinvolgimento già iniziale dei singoli municipi, perché poi l'uomo nero in mano ce l'avranno loro per la concreta gestione della cosa. Quindi c'è tutto un procedimento. Questa complessità di procedimento nella proposta che stiamo esaminando è estremamente sintetica, estremamente stringata. Non è che non vengono dette le cose, ma a volte non sono dette in maniera così compiuta e definita da poter costituire la base di un regolamento. Questa è la sostanza del problema. Quindi è corretto quello che dice non è un commento tanto per fare un commento negativo, ma è un commento reale quando il Dipartimento del Patrimonio scrive vanno meglio dettagliate, vede, fase istruttoria del procedimento per la manifestazione di interesse, deve essere dettagliata in maniera concreta, anche perché è inutile darci carico
o fare una manifestazione di interesse di un bene che poi presenta delle problematiche tali che non può essere utilizzato. Poi c'è l'immissione, la presa in possesso, bisognerà vedere a chi dare, perché per esempio ci può essere un appartamento e allora potrebbe avere una destinazione, ci potrebbe essere un altro tipo di locale che potrebbe avere un altro tipo di destinazione. Quindi prima ancora di manifestare un interesse concreto e dar luogo a tutta una procedura che comunque è costosa, bisognerebbe conoscere, ripeto, quale sarà, se noi prendiamo il giocattolo in mano, come lo utilizzeremo, a chi lo daremo e come verrà amministrato. Questa è la sostanza. Quindi un regolamento piuttosto corposo. Nel regolamento presentato da Politi non è che queste cose non ci siano, però sono accennate, peraltro a volte sono esposte con, come posso dire, con, in maniera non completamente organica. Per esempio si parla della commissione valutativa e si mischia sia la commissione valutativa per la, come posso dire, per la prima manifestazione di interesse con la commissione valutativa, con l'aspetto della commissione valutativa che deve valutare anche l'utilizzo da parte poi delle strutture territoriali. Quindi vedo, c'è questa disorganicità, niente di grave, però andando alla sostanza, in effetti il testo così com'è merita, mi dispiace dirlo, quelle che sono state le censure del Dipartimento. Altro non scendere. A volte si usa anche, per esempio, articolo 6, procedimento per l'acquisizione di interesse, non è, è procedimento per la manifestazione di possibile interesse, cioè anche scritto con dei problemini lessicali, tutte cose, ripeto, non importantissime, ma che però fanno deporre a favore di un respingimento dell'atto con invito magari a migliorarlo, per carità. Credo di aver finito, grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Prego, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, dopo aver sentito appunto un'introduzione al tema e anche l'esplicito commento fatto dal Presidente della Commissione che ha definito il parere, insomma, ha spiegato un po' il parere negativo che proviene dal Dipartimento, dai Dipartimenti, io penso che il fine, insomma, di Fratelli d'Italia al Comune sia stato quello di sensibilizzare un argomento, un problema, chiamiamolo come vogliamo, un qualcosa che aveva bisogno di attenzione. Probabilmente ci avrebbe pensato anche la stessa maggioranza, non dico di no, infatti ho sentito che c'è in corso anche da parte del 5 Stelle un testo, c'è anche da parte del PD un'altra richiesta, un altro atto. Avremmo preferito oggi parlarne come si dice tutto insieme, cioè parlare di questi tre diciamo atti e discuterli insieme in quest'aula, ma da quanto ho capito non era ovviamente possibile perché ci stavamo in scadenza diciamo di parere. Perché? Perché alla fine è normale che spesso e volentieri è capitato, non dico spesso, ma è capitato anche in quest'aula che atti di maggioranza che venivano dalla maggioranza comunale sono stati, per quanto ci riguarda, ottimizzati, no? Sono stati corretti per quello che sono le nostre peculiarità, insomma, territoriali, per quelle che sono i nostri, la nostra ottica, la nostra visione, no? Municipale. Per cui non è così difficile e così complicato che si possa comunque intervenire, no? L'avete fatto anche voi per cose vostre di competenza, è normale che poi succeda anche per altri. Secondo me bisogna prendere la positività di quello che è stato messo in piedi. Fratelli d'Italia nel suo gruppo ha cercato di trattare questo argomento e fare un regolamento. Non è facile fare i regolamenti. Noi abbiamo fatto quello della partecipazione e ci abbiamo messo 2 anni tra la vecchia consigliatura e quella nuova, forse anche di più, perché poi ogni parola può avere un peso, ogni parola può avere un significato, può essere interpretata, quindi no, vanno fatte varie letture, vanno sedimentati, ricorretti, riguardati, senza tempo, quindi c'è bisogno, un regolamento è un regolamento.
soprattutto su questo argomento, certo, soprattutto perché io dico Roma Capitale per dire un'istituzione, ma chi è che si prenderebbe in carico un bene dallo Stato se non ha la garanzia di poterlo gestire senza secondi problemi? Però è ovvio che diventa complicato, però bisogna partire. E quindi io penso che oggi quest'Aula debba, al di là dei pareri dei dipartimenti che entrano nei tecnicismi, ma quest'Aula debba comunque avvicinarsi a quest'atto, non perché sia appunto dell'opposizione, ma è un atto che riguarda un meccanismo, un settore, un argomento importante, si debba avvicinare con quella partecipazione neutra nel dire ok, è migliorabile, pensiamo che sia migliorabile, bene, però intanto qualcuno, e non sembra solo noi, ma anche appunto dalla parte del PD, ma anche voi lo state facendo al Comune, sta cercando di capire come meglio poter organizzare questo meccanismo. Certo che va creata una struttura, certo che a livello comunale, ma anche poi a livello municipale ci deve essere qualcuno che, no? Noi abbiamo, come municipio siamo stati i primi, siamo stati il primo municipio a creare l'ufficio patrimoniale del municipio, qualche altro, ho saputo che qualche altro municipio ha fatto seguito a questo, a questo intervento, a questa creazione, cioè quindi cercando di fare appunto, di dare un significato all'interno dell'istituzione municipale del patrimonio. Il dipartimento patrimonio è qualcosa veramente di, sta in condizioni disastrose. Se pensate che 10 persone lavorano per 15 municipi e provincia, e quindi come possiamo pretendere che si possano seguire, no, degli atti, la gente va lì, trovano l'atto ma non è stato inserito, non ci stanno dietro i documenti, le convenzioni, cioè diventa veramente una cosa improponibile. E certo che comunque va inserito il discorso del regolamento dei beni confiscati alla mafia, va inserito in questo contesto generale anche patrimoniale, dove appunto poi ci deve essere qualcuno, una strutturina che da seguito, che comunque ha delle richieste, possa portare avanti con certezza quello che serve come procedura. Ora, e per evitare che le procedure attuali possano essere inefficaci e inapplicabili, perché al di là della volontà, poi quello che poi ci scontriamo è nell'applicabilità di quello che noi cerchiamo di fare. Quindi io penso che dobbiamo tenerci vicini al concetto che è lodevole e funzionale, e appunto cercare di fare un regolamento ad hoc. Io immagino, presumo, che tornando indietro dal parere, che io mi auguro che sia positivo, o perlomeno sia, diciamo, di vicinanza, diciamo così, non sia contrario, perché permetterebbe a Roma e anche a Fratelli d'Italia e anche al PD e anche al 5 Stelle di capire con gli uffici come poter migliorare queste cose. Io sono convinto che questo avverrà, anche se noi oggi, no, ci poniamo in maniera completamente diversa, no? Possiamo votare tutti a favore, tutti contrari, ma quello che sarà è che al Comune questa cosa verrà modificata, perché verrà, come si dice, sistemata, perché comunque è una base di partenza. Poi gli uffici, i dipartimenti, i direttori entrano nel tecnicismo, noi dobbiamo fare anche un'azione politica che deve comunque correlarsi anche con la parte amministrativa, è ovvio, se no non avrebbe le gambe per camminare. Però le regole del gioco vanno sistemate, quindi vanno ottimizzate, e Roma Capitale deve avere un suo, no? Un suo cuore pulsante per questo problema, perché io penso che poi tutto quello che potrebbe essere utilizzato e dato ai territori, ok, potrebbero essere delle grandi risorse, perché noi lamentiamo, no? Spesso e volentieri di non avere spazi, ok, da poter dare quindi anche ad associazioni senza scopo di lucro, quindi no profit, per poter dare, no, dei servizi eccetera. Lamentiamo che non sappiamo i nostri beni, le nostre proprietà, da chi sono gestite, come, quando e perché, se sono scaduti gli atti, le convenzioni e quant'altro, perché non si capisce più niente. Certo è che se mettiamo un po' di chiarezza
in questo campo sarebbe cosa buona e giusta. Finisco dicendo appunto che a questo punto voi anche come maggioranza e quella comunale ha il dovere di dover confrontarsi, no, con questa situazione. Qualcuno la porta, voi siete sempre stati quelli che non avete mai fatto caso a chi fa le proposte, e io penso che in questo momento la risposta più lampante a questo argomento potrebbe essere che, al di là di chi la fa, però una positività, no, di dare un supporto anche da questo municipio per l'amministrazione comunale di velocemente di sistemare, di migliorare, di condividere questo atto e quello che verrà votato poi in assemblea capitolina. Quindi, al di là insomma della, delle varie sfumature, io penso che sia una cosa buona e giusta l'approvazione di questo, di quest'atto. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Seritano. Grazie Presidente, signori consiglieri. No, per portare un contributo a questo documento che i Fratelli d'Italia ha voluto portare, a mio parere, e nella conferenza dei Capigruppo, un argomento così, sapendo che ci sono altri argomenti o altre delibere o altri pareri o altri argomenti in merito, sarebbe stata buona e giusta che si portasse un consiglio, facesse un consiglio unico con i vari documenti, fare un documento, fare un consiglio col documento dei Fratelli d'Italia, perché Dio, anche i fratelli, i pochi rimasti, ho capito, non si fa, non si fa, oppure si aspetta che, perché Dio, sì consigliere, io ho molto affetto per lei, non tanto per questa maggioranza, ma questa maggioranza dovrebbe dimostrare che a livello locale e a livello comunale deve fare un documento importantissimo, è là il decentramento. Presidente, direttore, il decentramento è fondamentale, perché se noi continuiamo così, che ci sta un ufficio patrimonio imbarazzante, perché come diceva chi mi ha preceduto, avere un ufficio patrimonio del Comune di Roma dove ci sono altre 20 città italiane, non si può pensare che può essere gestito in quel modo. Ci vuole un super assessore, un super direttore e soprattutto il coraggio amministrativo di decentrare un argomento così importante. Devo dire che nella scorsa consigliatura noi abbiamo fatto poco, poco perché le maglie dell'amministrazione hanno dimostrato che i veri poteri forti non sono solamente i politici o alcuni politici, ma sono i poteri forti dell'apparato burocratico della struttura organizzativa comunale. Perciò dire, fare una mozione, fare un'interrogazione, fare cose, poi alla fine non cambia poco e niente. È quasi come un sasso in uno stagno, non succede niente. Questa mozione, questa cosa della consigliera Cerconi oggi è un sasso in uno stagno. Però questo ci deve far riflettere che magari nei prossimi giornate di consiglio in quest'aula per settembre, non so quando ci dovrebbe essere un documento che parte dal basso dicendo che tutti i municipi vogliono il decentramento. Facendo il decentramento si può fare un ufficio patrimonio che funziona, e perciò io chiederei alla brava nostra consigliere dei Fratelli d'Italia di ritirare l'atto, aspettare che venga un argomento da più parti e poi si può cercare di fare un documento congiunto per chi vuole o per chi non vuole, e fare un documento, anche perché parliamoci chiaro, chi è che contro, a favore dei beni, perché così facendo si rischia che i beni confiscati alla mafia tornino alla mafia, i tempi tecnici, il silenzio assenso, anche il silenzio assenso di alcuni uffici, l'urbanistica, consigliere. Quanti silenzi assensi che poi sono fatti degli aborti amministrativi e degli aborti edilizi. Poi vediamo quello che succede in tutti i nostri quartieri. Perciò
questa è la richiesta alla consigliera di ritirare, aspettare che torni in aula un documento congiunto in tutte le commissioni e si procede, se no noi come Partito Democratico saremo costretti a votare contro. Grazie. Grazie. Altri interventi? Sì. Altri interventi? Nulla? Sì. Allora, prego, consigliera Cerconi aveva chiesto la parola per fatto personale, prego. Per specificare una cosa, che l'atto non l'ho firmato io, cioè l'hanno genero ilarità quando parlo, però non l'ho fatto io, quindi non lo posso ritirare, però faccio presente un'altra cosa, che era stato anche proposto di discuterlo tutto insieme. Però purtroppo se dalla commissione del comune, quindi dalla presidente della commissione comunale che gestisce il patrimonio, non ci arriva il rinvio dell'atto, domani scadeva, quindi obbligatoriamente è stato portato, ma per noi non ci sarebbe stato alcun problema a fare quello che ha detto anche il consigliere. Non lo posso ritirare però perché non l'ho scritto io, quindi no. Perdoni. Grazie. Presidente, non lo sapevo, scusate, io chiedo venia, ma sapevo... Okay. Pensavo che era un argomento presentato dai Fratelli d'Italia del nostro municipio. Grazie, allora deve fare... No, perché... Dopo lui, dopo di me, non è finita la discussione. Conclusione, ho chiesto prima chi voleva intervenire, adesso c'è il consigliere Principato. Prego, consigliere Ciancio. Ma giusto, grazie per dare un piccolo contributo alla discussione, dicendo che è un argomento su cui spero prossimamente, celermente, riusciamo a trovare una quadra sul regolamento. Io ho visto che comunque la delibera che è arrivata, c'è un parere espresso dalla parte della Commissione Servizi Sociali, ma... non esiste poi, non ha espresso parere l'altra commissione. Entrando nel merito però dei regolamenti, io devo dire che la Regione Lazio ha fatto un regolamento vigente che funziona. Quindi io inviterei nel lavoro che dovremmo fare nelle commissioni prossime rispetto a questi regolamenti di valutare con attenzione la proposta della Regione Lazio. Non peraltro, pure per, guardando i numeri che ci dicono che nel Lazio abbiamo 1170 beni, cioè abbiamo un patrimonio così vasto. Io già l'altra volta mi sono permesso di ricordare alcuni beni confiscati che hanno avuto un grande successo dalla Cassa del Jazz e tanti altri beni anche nel nostro municipio. I giornali citano alcuni beni di via Tuscolana, quindi è importante trovare una soluzione a quello che spesso i dipartimenti, come diceva il consigliere Stiritano che mi ha preceduto, per carenza di personale, per carenza di strumenti di verifica, non riescono a gestire sia i beni già dati, perché ci sono 66 beni solo a Roma dati precedentemente, sia quelli che dovremmo attuare. Naturalmente proprio in virtù di questo aspetto che ho riscontrato, secondo me è importante avviare una discussione rapida sull'argomento, ma la complessità della materia e naturalmente un regolamento che vede in questo momento la maggioranza capitolina lavorare a un proprio documento, questo ho letto dai giornali, e in arrivo un altro regolamento della passata consigliatura della maggioranza, ci obbligano a votare contro questa proposta, invitando quindi a un'attenzione per le commissioni che si faranno in seguito sull'argomento. Grazie.
Grazie, prego consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, volevo comunicarvi che come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre discusso e votato le questioni nel merito. E quindi quando ci sono stati presentati al voto la nostra analisi degli atti scritti dalle opposizioni, laddove rimanevano all'interno delle nostre linee programmatiche, all'interno di quello che è diciamo il programma del Movimento 5 Stelle, non abbiamo avuto nessuna difficoltà, e mai l'avremo, a votare favorevolmente una proposta che provenga dalle opposizioni. Però vorrei fare un attimino un po' di chiarezza, perché probabilmente sfugge qualcosa. Allora, per quanto riguarda la possibilità di variare l'atto, eccetera, in Commissione Politiche Sociali Municipale non è arrivata nessuna proposta di modifica non c'è stata nessuna apertura nell'accettare alcune modifiche all'interno dell'atto. Anzi, oggi in Consiglio si dice ma noi l'abbiamo depositata prima. Beh, a noi non interessa fare una gara, perché noi reputiamo importante l'argomento, ma preferiamo approfondirlo in dettaglio e non ci facciamo spaventare dalla fretta in questo senso, specialmente quando si tratta di un argomento così delicato, perché rischieremmo di presentare un documento come questo, e noi non vogliamo presentare un documento come questo, ma quando arriverà il nostro saremo assolutamente aperti, come sempre, come già abbiamo fatto, ad accettare qualsiasi tipo di osservazioni che siano in linea con il nostro programma e lo spirito di iniziativa. Vorrei concludere che trovo, come dire, alquanto, mi sfugge il termine, ridicolo è troppo forse, trovo alquanto strano ricevere delle lezioni da chi del Partito Democratico non si è nemmeno presentato in commissione per relazionare sull'atto sul quale stavamo esprimendo parere. Quindi noi non abbiamo avuto una presentazione dell'atto, ma visto che noi siamo il Movimento 5 Stelle e quindi agiamo nell'interesse comune di tutti e nel rispetto anche delle opposizioni, io personalmente ho letto tutto l'atto dall'inizio alla fine, relazionandolo. Certo, non potevo aggiungere la parte politica che doveva arrivare dal Partito Democratico, che, ripeto, era assente in commissione. Quindi ci siamo trovati a votare su di un atto presentato dal PD e il PD non si è nemmeno degnato di venire in commissione a presentarlo. Questa è la verità. Per questo motivo io trovo veramente colma la misura di alcune osservazioni e ribadisco la nostra apertura e disponibilità a qualsiasi tipo di proposta che arrivi da parte delle opposizioni, ma che si discuta nel merito e non si diano lezioni da chi nemmeno si presenta in commissione per relazionare su un atto che il suo gruppo politico al Comune di Roma ha depositato. Grazie. Grazie, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Cercone. Allora, Fratelli d'Italia voterà favorevolmente, ovviamente. Volevo far presente solo una piccola cosa. Prima è stato detto fretta, non fretta. Molti atti qui sono stati votati e dopo qualche mese riportati in consiglio e nelle commissioni per le modifiche. Abbiamo votato atti che erano punti di partenza per la costruzione di altro. Non è un voler dire abbiamo fatto prima, è semplicemente un voler dire abbiamo dato un impulso alla discussione di un argomento fondamentale e sul quale la Roma Capitale non può tirarsi indietro. Detto questo, chiudo solo con una piccola cosa, perché prima ho sentito dire è solo un sassolino, c'è una frase che dice anche una goccia cambia il peso del mare. Fratelli d'Italia, siamo in pochi, magari ancora le percentuali sono piccole, ma cambieremo il senso di questa Roma. Grazie.
Grazie. Altre dichiarazioni? Non ci sono altre dichiarazioni? Allora passiamo in votazione della proposta di delibera che contiene parere contrario. Quindi, chi è favorevole al parere contrario? Chi è contrario al parere contrario? Chi si astiene al parere contrario? Nessuno. Allora, la proposta è approvata con 14 voti favorevoli e 2 contrari. Nessuno astenuto. Allora, scusatemi consiglieri, la seduta non è finita. Ci sono le approvazioni dei verbali, se non ci sono osservazioni li riteniamo approvati. I verbali sono il numero 17, 18, 19, 20 e 21, rispettivamente delle sedute del Consiglio del Municipio del 18, 25 maggio, del 1, dell'8 e del 15 giugno del 2017. Va bene? Ok? Non ci sono osservazioni, non mi sembra di vedere... Quindi si ritengono approvati. Vi ringrazio, chiudiamo qui la seduta.